Buongiorno a tutti, siamo Giulia e Martina e siamo qui nell'ultima giornata della 12ª edizione del Foscari Short Film Festival con uno degli ospiti più attesi di questa edizione, il più ripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi. E, appunto, Luca Bigazzi ha collaborato alla produzione di diversi film tra i più premiati della storia del cinema italiano, tra cui e La grande bellezza, premiato ai premi Oscar, e grazie mille per essere qui oggi. Siamo onorati appunto di averla qui. Sappiamo che in realtà ha iniziato la sua carriera da autodidatta, cioè ha dichiarato di non aver mai studiato su manuali di fotografia o cinematografia, ma facendo direttamente appunto un'esperienza diretta e creando il proprio stile nel tempo. Ci chiedevamo, c'è stato comunque un direttore della fotografia, un fotografo che l'ha ispirata per intraprendere questa carriera, o come è cominciato il tutto? Sai, io quando ho cominciato, stiamo parlando dei primi anni 80, ero ossessionato dal cinema. In quegli anni uscivano i primi film del nuovo cinema tedesco, che erano dei film finalmente fatti con un realismo e con un rispetto della realtà, delle luci della realtà, completamente diverso dal cinema italiano di tutti gli anni precedenti, completamente diverso dal cinema hollywoodiano. Quindi insomma era possibile in quegli anni immaginare un cinema che parlasse della società, anche fosse un cinema politico, un cinema credibile, non un artefatto, e questa cosa io ho pensato che in qualche modo, siccome io ho sempre fatto politica da giovane, volevo pensare che l'abbandono della politica non fosse così immediato, ho sempre pensato che il cinema poteva essere un'arma potente di svelamento dell'ideologia che copre la realtà, e quindi bisognava, secondo me, non potendo più fare politica perché i tempi stavano cambiando, pensare che forse col cinema si poteva fare qualcosa di questo tipo. Ovviamente non come regista, non come autore, ma come collaboratore del regista, come uno che poteva forse aiutare i registi a raccontare delle storie in maniera più realistica. Ma in quegli anni si poteva iniziare, perché nonostante usassimo ancora quel mezzo preistorico che era la pellicola, iniziavano però a esserci delle pellicole più sensibili, delle ottiche più luminose, quindi forse si poteva fare un uso della luce meno invadente e meno irrealistico. Quindi insomma, in qualche modo si poteva pensare a una commistione tra documentario e cinema, in modo che lo spettatore credesse a quello che vedeva e non sentisse l'artificio della fotografia, delle inquadrature, della recitazione. Insomma, erano anni interessanti. Grazie. E se lei dovesse descrivere il suo ruolo di direttore della fotografia a chi, per esempio, non è esperto di cinema, non ha conoscenze tecniche di fotografia, come lo descriverebbe? Oppure secondo lei che cosa dovrebbe essere un direttore della fotografia? Guarda, io quando mi dicono direttore della fotografia mi sento un po' imbarazzo, perché non mettendo praticamente più luci e avendone messe pochissime nella vita, dico forse più che direttore della fotografia faccio l'operatore di macchina, nel senso che sono convinto che prima di tutto in Italia questa distinzione preistorica e primitiva tra operatore di macchina e direttore della fotografia è una cosa ridicola, è una tardo sindacalizzazione ridicola di un metodo antico e preistorico. Quindi l'ho sempre rifiutato, ho sempre fatto l'operatore di macchina dei film in cui ho lavorato, ma alla fine io penso che la scelta delle ottiche, la scelta della posizione di macchina, la scelta delle inquadrature sia più importante della fotografia, cioè dell'utilizzo delle luci, perché in qualche modo l'utilizzo delle luci, per quanto ne fai un uso attento e anche moderato, è comunque un elemento di irrealtà che costruisce nel film, l'elemento il meno possibile, salvo che il film lo richieda per ragioni di contenuto. E quindi cerco di fare una fotografia realistica, a quel punto diventa più importante fare l'operatore di macchina, cioè scegliere le ottiche, la posizione della macchina, certamente con il regista, ma diciamo che il ruolo dell'operatore di macchina è poi molto interessante, perché si crea una relazione molto stretta con gli attori, quasi empatica, no? Nel senso che credo molto nell'empatia, cioè l'idea della comunicazione non verbale fra individui è fondamentale, perché è la base del cinema, sia nella realizzazione che nella visione, nel senso che, per esempio, il rapporto tra operatore di macchina e attore è un rapporto non verbale, nel senso che l'operatore di macchina deve intuire quello che sta per fare l'attore e l'attore non ti avvisa di quello che fa.
e quindi si crea questa interessante empatia e commistione di intenti. E la stessa cosa che si crea poi nella sala cinematografica, quando tu vai a vedere un film capisci il senso profondo del film solo se lo vedi con altre persone che sono come te sconosciute ma vicine a te e sentono il film in maniera empatica e per questo capisci il film e non se lo vedi da solo o da sola in una sala, in un televisore o anche in uno schermo. Cioè io quando dico l'importanza del cinema non lo dico perché penso che sia bella la proiezione, perché è grande, perché è buona, perché il suono è bello, perché penso che sia bello, è importante perché lo vedi con altre persone e quindi non mi interessa la qualità della proiezione, mi interessa il fatto di vederlo empaticamente con altri, nello stesso modo empatico con cui si realizza. Grazie mille. L'ultima questione invece è un po' più, diciamo, tecnica. Come ha rilasciato in varie interviste, dice di preferire il lavoro direttamente digitale rispetto alla pellicola, sia per la semplicità d'uso che poi per il realismo che ne deriva. Ecco, volevamo chiederle cosa ne pensa dei giovani direttori della fotografia o registi d'oggi, come quelli che partecipano al nostro festival, che si trovano, come dire, direttamente con questo strumento digitale in mano senza passare per il vecchio metodo della pellicola, cioè secondo lei sono avvantaggiati o comunque la pellicola risultava un passo importante proprio per imparare il mestiere? Penso che lavorare senza la pellicola sia liberarsi delle catene più pesanti, più faticose, più invasive del nostro lavoro, cioè la pellicola è uno strumento preistorico legato alla preistoria del cinema, costoso, di scarsa qualità, molto invasivo nei costi e nell'ingombro, che necessita in qualche modo di luci che non sono più necessarie. Penso che sia veramente una vera iattura. Quindi per i giovani che pensano che la pellicola sia meravigliosa e che rimpiangono la pellicola non avendola mai usata, penso che siano vittime di un rimpianto del passato un po' fascista, cioè l'idea che nel passato, che prima si stava meglio e che adesso si sta peggio, è falso, è totalmente falso, è molto meglio adesso da ogni punto di vista, è anche molto meglio la nostra vita per certi versi, a parte le guerre recenti, a parte le pandemie, ma è comunque molto meglio di una volta e bisogna smettere di pensare al passato come qualcosa di romanticamente meraviglioso. Il passato era disgustoso, la pellicola era un mezzo infame, costoso, elitario e assolutamente inadeguato. Bene, la ringraziamo per le risposte, per essere stato con noi, e è stato un onore. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.